Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Dario. Ciao Alessandra. Allora, benvenuti alla undicesima puntata di questo programma televisivo del CONI, che ogni settimana affronta un argomento diverso. Oggi mi sento un pochino più a mio agio perché parliamo di qualcosa che un pochino conosco, cioè della corsa, del running e di questo movimento. Dovresti iniziare anche a praticarlo un po' in più. Ma sai, sono un po' troppo impegnato a fare le cose che faccio. Quindi ma così no. Potresti riprendere i video. Va bene, va bene, faremo anche questo l'anno prossimo. Ora okay. Corro, diciamo, la nostra promessa. Parliamo di Padova capitale del running, perché abbiamo scoperto, e ormai se ne sono accorti tutti, che Padova ha questa eccellenza della corsa del running, perché a Padova passiamo dalla maratona, e sappiamo che domenica la presenteremo qua con i nostri ospiti, c'è la Maratona Sant'Antonio, a Padova abbiamo il circuito provinciale di corsa su strada, abbiamo la Corri per Padova e tutti gli allenamenti che sono diventati ormai famosi un po' in tutta Italia e quindi insomma riescono a coinvolgere tantissime persone, fino ad arrivare alle attività podistiche della domenica con il divertimento, con la pratica, diciamo, amatoriale, per intenderci. Ma allora, visto che abbiamo i nostri ospiti, cominciamo a presentarli. Allora salutiamo Rosanna Martin, un applauso a Rosanna, presidente provinciale della FIDAL di Padova. Allora Rosanna, circuito Padova Corre, un po' la novità, come sei arrivata subito, c'è stata questa novità, com'è che ti è venuta questa voglia di organizzare questa corsa su strada? Sì, abbiamo solo voluto affiancare ad un'attività giovanile che la Federazione di Atletica fa in maniera molto importante a Padova ormai da molti molti anni, abbiamo voluto affiancare questa nuova iniziativa che è stata semplicemente un riunire insieme alcune manifestazioni importanti di corsa su strada che esistevano già nel nostro territorio della provincia, e le abbiamo unite in modo da creare un unico contenitore, un unico circuito che abbia poi una classifica finale e che siano tutte gare regolari, FIDAL, dove possono partecipare tutti gli atleti FIDAL, gli atleti degli enti di promozione sportiva e anche chi vuole fare la corsa di giornata con il tesserino di giornata e con il certificato medico agonistico. E questo, insomma, che volevamo anche un po' diffondere l'idea di una cura, di un'attenzione alla propria salute con il certificato medico agonistico, per quanto ci riguarda, per l'atletica leggera. Insomma, 8 date, 8 gare, e abbiamo qua tutti gli organizzatori. Facciamo un applauso ai nostri amici delle 8 gare del circuito Padova Corre, che poi presenteremo ad uno ad uno, sì. Allora, la poi mia capa, come suol dire, la tua capa, la presenti tu? No, la presento io, vabbè, Carla Franca, caposettore dei servizi sportivi di Padova. Del Comune di Padova, grazie Carla. Allora, che è sempre molto presente anche alla Corri per Padova, sì, ogni molto sera. Presente e fa tutto quello che tutto. C'è da fare, vero dottoressa? Certamente. E lei è anche attiva, perché lei ogni tanto cammina anche. No, insomma, partecipa alla camminata, ma soprattutto è qui perché è un po' l'anima, anche lei, insomma, siamo un po' tutti animatori di questa attività della Corri per Padova, ma in particolare, insomma, c'è questo progetto, questa idea che ormai si sta realizzando di Padova, capitale del running. Di cosa si tratta? Certo, come dicevi, a Padova si corre e si cammina. Andiamo dalla maratona agli allenamenti settimanali della Corri per Padova. Abbiamo una presenza di associazioni che seguono la marcia veramente importante, e quindi Padova è davvero capitale del running, non solo del running ma anche del camminare, del Nordic Walking. Abbiamo iniziative varie, e quindi il pensiero qual è stato? A parte promuovere anche questa qualità, questa particolarità della città, ma anche far diventare la città stessa un impianto sportivo. E infatti, in collaborazione con le Fiamme Oro, si penseranno dei percorsi a tutti i livelli, per chi corre, per chi cammina, per chi vuole solo muoversi, all'interno e all'esterno degli impianti sportivi dei nostri parchi. E poi speriamo di coinvolgere, e questo è il senso della capitale, anche i comuni della cintura, in modo da davvero dare a chi pratica questo tipo di attività sportiva un'ampia scelta. Bene,
saranno anche percorsi urbani, quindi un turista che viene a Padova avrà possibilità di seguire un percorso camminando, correndo, ma che sarà segnalato grazie appunto a questo lavoro che sta facendo questo sito che entro qualche settimana. Con questo sito che diventerà anche, un luogo virtuale dove tutti quelli che corrono e camminano si potranno ritrovare, troveranno una serie di indicazioni, dei consigli di esperti, avremo comunque la collaborazione di tutti gli amici che sono qui oggi. Bene, grazie Carla. Allora Sergio Baldo, un applauso a Sergio, grande atleta delle Fiamme Oro, atleta di salto in alto, arrivato nella sua vita sportiva a diventare direttore sportivo, tecnico delle Fiamme Oro, parliamo della squadra, della prima squadra, insomma, quindi di tutto quello che è il movimento Fiamme Oro, e anche consigliere nazionale della FIDAL, delle ultime... Esatto. Allora, Polizia di Stato... si parlava all'inizio anche da Corri per Padova della polizia di prossimità, no? Dei servizi che si dovevano dare ai cittadini, perché Corri per Padova è nata anche per portare un po' di vita, un po' di luce nei quartieri, eccetera. Poi si è sviluppato, insomma, tu che vivi all'interno ma lo vedi anche da atleta o da sportivo, immaginavi che arrivassimo a questo punto con la Corri per Padova? Ma io mi ricordo 4 anni fa, quando abbiamo iniziato, i primi giovedì sera ci trovavamo con poche centinaia di persone, e nessuno di noi, credo, nessuno di noi, intendo un'amministrazione e tutti quelli che collaboravano allora alle prime serate, si immaginavano un successo che poi è stato ed è venuto nel tempo. L'idea è partita sì da portare, riappropriare della città e dei quartieri della città, però siamo stati invasi da questo numero elevato di persone che si sono appassionate alla corsa, e le abbiamo fatte anche un po' appassionare noi, perché siamo stati anche capaci di proporre dei percorsi suggestivi, perché correre per il centro della città, ci sono certi quartieri che comunque hanno delle caratteristiche importanti, hanno fatto sì che anche solo camminare, perché poi non dimentichiamo che c'è la corsa ma anche chi cammina, hanno regalato alla sera, in un orario difficile dove la gente si muove, la possibilità di fare dell'attività fisica, quindi un'impronta legata alla salute e un riappropriarsi proprio della città per i cittadini di Padova. Bene, quindi movimento sportivo e di tutti gli atleti, accompagnatori, dirigenti, che è sempre coinvolto delle Fiamme Oro, Polizia di Stato. Adesso invece ti chiedo, come dirigente federale, come vedi questo circuito Padova Corre? C'è un circuito sportivo, non so se addirittura è un po' una novità. Le prime immagini, stiamo vedendo un po' di immagini. Corre, che è la tappa di Maserà. Di Maserà, guarda, Carletto Tonini, che salutiamo, fisioterapista di tutti gli atleti. Allora, come lo vedi da atleta, da responsabile Fiamme Oro, ma anche da come FIDAL? La corsa per la Federazione Atletica Leggera è sicuramente una specialità per la quale ci sono grandi prospettive. C'è un progetto che si chiama Tessera del Running, che vedrà la luce entro l'anno, che darà la possibilità di tesserarsi non con una società ma direttamente con la Federazione Atletica Leggera a tutti coloro che, e sono tanti, non sono legati a dei circuiti di competizione o a delle gare, ma che semplicemente un paio di volte alla settimana vanno a correre nei parchi, o nel caso di Padova vengono a correre con la Corri per Padova, o fanno parte di questi circuiti come Padova Corre. Si vuole avvicinare, dare una tessera che possa anche dare loro sufficienti garanzie assicurative, chiaramente con la richiesta di un certificato medico, in modo da avvicinare tutte queste persone che non fanno parte di circuiti agonistici o di gare, ma che li troviamo a correre nei parchi, nelle strutture della nostra città. Ecco anche perché l'idea e l'esigenza di Padova capitale del running. Padova, bene, secondo me ha veramente tutte le caratteristiche per essere la prima città a portare avanti un progetto così importante. Ma anche come circuito provinciale di corsa su strada credo che siamo abbastanza tra i primi in Italia, perché io credo c'è un'attività a Rovigo che ha una
bella storia, però che non Rosanna sono... sia stata capace di mettere in piedi una cosa che era difficile, perché coordinare poi tante realtà di competizioni diverse in un circuito unico con delle regole che sono quelle federali, che sono un po' più rigide rispetto a quelle degli enti di promozione, sicuramente insomma, già la prima uscita 247, esatto, o 49 mi pare, vero, chi c'era lì con noi, è andata, è già anche un successo. Beh, allora, con la dottoressa Franca diciamo sempre: non si farebbe nulla senza i volontari. Certo. Noi lo diciamo, magari questo non quanto vero sarebbe necessario. E quindi un applauso a Andrea Gusella, che rappresenta la FIASP, che è una federazione, presidente provinciale di FIASP, che è una federazione delle attività podistiche, diciamo così, giusto? Sì, è un po' un'attività generica. Ma no, in particolare specifica. La FIASP, diciamo così, è una federazione che non è in filiera CONI, ma comunque da oltre 40 anni si occupa di promuovere l'attività ludicomotoria, quindi la pratica sportiva non agonistica in senso stretto, l'avvicinamento della gente all'attività dello sport di massa, seguendo quelle che sono delle linee internazionali che promuove l'IVV e la TAFISA, che sono federazioni internazionali a carattere mondiale. E diciamo che volontari è molto restrittivo, perché dietro al, diciamo, al mondo del ludicomotorio ci sono, per quanto riguarda Padova, una sessantina di associazioni affiliate, ci sono più di 2300 tesserati, per cui una realtà importante. Stiamo vedendo il sito vostro. Abbiamo, diciamo così, gran parte delle nostre iniziative che sono condivise con organizzazioni che sono anche affiliate a enti di promozione sportiva. L'importante è che l'operato che noi portiamo avanti sia una relazione di scambio, quindi di crescita di chi si avvicina allo sport per poi entrare nel circuito, diciamo, dell'attività non competitiva o competitiva, e viceversa fare in modo che chi abbandona l'attività agonistica o non agonistica comunque continui ad apprezzare il piacere del movimento, magari guardandolo sotto un altro punto di vista, diciamo così, guardando le bellezze della natura e avendo la capacità di condividere magari dei momenti in compagnia. Ecco, forse questi sono gli aspetti. Cioè, ma è un po' una scusa la camminare e correre, e per socializzare. Anche il nostro motto è questo, parlavamo oggi di brevettarlo, chi prima brevetta sì, questo vero motto, è vero. Camminare, correre, socializzare. Diciamo che noi in questo momento qui stiamo vivendo un momento importante, ci stiamo prestando ad organizzare le Europeadi IVV, che si terranno in provincia di Vicenza dal 19 al 22 giugno. Abbiamo vissuto il 2013 che l'Italia ha ospitato le Olimpiadi IVV, e per cui c'è un movimento che porta migliaia di persone da tutta Europa quest'anno e l'anno scorso da tutto il mondo in Italia, quindi ad apprezzare anche i nostri posti e i nostri percorsi. Bene, allora l'altra metà del cielo è Marcia Padova. Per quanto riguarda il Corriere Padova abbiamo Lino Crivellari, che salutiamo, un applauso a Lino. Rimaniamo in tema, perché dopo abbiamo, e l'avete già visto inquadrati, io vi chiedo di anticipare un applauso per Ruggero Pertile, grande maratoneta olimpionico di Assindustria, e Diego Zilio, un applauso anche a Diego, ufficio stampa della maratona. Magari chiediamo alla regia se ci preparano anche la telefonata, visto che poi inizieremo a parlare, esatto, con Ruggero. Allora, Lino, un po'... Insomma, c'è una simbiosi, ma non è proprio una simbiosi tra Marcia Padova, perché Marcia Padova invece è un comitato che racchiude tutti gli organizzatori di attività podistiche. Infatti Marcia Padova è nato negli anni 70, primi anni 70, no? Quindi con le prime marce che si sono cominciate a fare durante nelle province di Padova. Quindi è un comitato che cura in particolar modo la provincia di Padova, tutti i vari gruppi che esistono, i paesi che si sono sorti man mano gli anni, no? Che sono venuti fuori. E quindi coordinano con il calendario, con la sorveglianza, con l'assistenza, con i consigli, con informazioni anche culturali o informazioni anche, diciamo, a livello sportivo o a livello salutistico, e quindi un po' tutta la filiera, diciamo, che riguarda il mondo sportivo e i gruppi. Quindi non facciamo solo sport o solo correre, ma si fa anche delle riunioni, delle assemblee che danno informazioni in vari settori, e quindi anche un'utilità solidaristica, insomma, che succede, che si fa per i gruppi. E Marcia Padova, anche di consulenza, di un servizio. Sì, si fa anche consulenze, certo, con i vari, sì, ultimamente abbiamo fatto un invito con la presidente della provinciale del CONI, quindi si invita anche vari personaggi, appunto, che ci diano delle informazioni e ci aiutino ad essere veramente al corrente di tutte le leggi che vengono fuori man mano che escono, no? Allora, stiamo parlando di attività
ricreative fondamentalmente, anche se hanno una componente sportiva, e come è ovvio e giusto che sia. Voi che siete sempre stati con gli amici della prima ora, come suol dire, avete notato una maturazione, vorrei dire un incremento? Dario, ti fermo perché abbiamo Federico De Stefani, presidente Assindustria Sport Padova. Ciao Federico. Ciao, buonasera. Eccolo a tutti. Un applauso a Federico. Allora abbiamo, ciao Federico, abbiamo Ruggero e Diego in studio. E quindi dopo parleremo della maratona, quindi tu in poche parole anticipi l'argomento perché avevamo aspettato proprio questa telefonata. Allora, come siete messi? Come sta andando l'organizzazione? Ma sta andando bene, sta andando direi bene, mi permetto di dire sempre, ormai siamo rodati, siamo dalla 15ª edizione, quindi insomma penso che abbiamo dimostrato che tutto sommato Assindustria Sport la maratona la sa organizzare bene. È chiaro che c'è sempre tensione i giorni precedenti la maratona, sia per chi l'organizza che per chi la corre, sono sempre giorni di grande tensione e di grande preoccupazione, che vengono così, vengono meno solamente la domenica sera, quando si spera tutto andrà bene, ecco. Vabbè, Federico, è l'avvenimento forse più importante della nostra città, di Padova, quindi c'è una bella responsabilità a gestire, ma che richiama, stiamo parlando con amici di FIASP Marcia Padova e quindi stiamo parlando anche del volontariato, anche voi avete l'aiuto di tantissimi volontari, vorrei ricordare questo al di là di tutto. Ma assolutamente, cioè, la responsabilità, io penso che ognuno delle migliaia di persone, di volontari che ci aiuta, che collabora, questa responsabilità la senta fino in fondo, ecco. Non è solamente Assindustria Sport, non è solamente il rappresentante legale di Assindustria Sport, ma è proprio chi invece la maratona la vive, per 65 giorni e la sente con la propria responsabilità. Devo dire che è curioso che durante l'anno arrivano continuamente piccole segnalazioni, di piccoli miglioramenti, ognuno vuole un po' dire la sua, perché questo vuol dire che la maratona la sente come propria e quindi vuole fare il proprio, dare il proprio contributo, vuole fare qualcosa per contribuire a migliorarla, e questo è un grandissimo segnale. Penso che un evento come la maratona di Padova, vissuto com'è, sia un evento che rende la città molto più vivibile, rende la città più attrattiva, più accogliente, più bella, quindi anche una città dove è più piacevole anche per venirci a vivere, e insomma una città un po', ecco, anche per i nostri figli, so che Zero conosce questo tema essendo felice padre di una bellissima bambina, quindi cerchiamo di fare il possibile per rendere la città più vivibile e più bella per tutti quelli che la vivono, soprattutto per i giovani. Federico, tu quest'anno non corri, altri anni hai fatto anche staffetta, ma forse sei reduce anche tu da una maratona? Io sì, sono reduce dalla maratona di Parigi, dove devo dire la verità mi sono molto divertito. Bella, molto bella, molto molto bella, devo dire che ho fatto tantissime cose, sono andato anche proprio con l'ottica così di chi vuole imparare, nel nostro piccolo ovviamente, perché è una maratona che vanta 39.000 arrivati, è una maratona, è stata a lungo la più importante d'Europa, e devo dire che l'organizzazione è veramente impeccabile. Il giorno prima a malapena si vedeva che da lì a poche ore sarebbe corsa una maratona con decine di migliaia di persone, e poche ore dopo la partenza dei primi, devo dire che già la maratona era stata così, non aveva più lasciato segno, la città era pulita, era ordinata, devo dire che ho corso 42 chilometri con sempre un continuo incitamento, ed è veramente una cosa bella, unica, ecco. Poi devo dire l'Expo è stato veramente molto curato, loro hanno uno spazio a disposizione ben maggiore rispetto a quello che abbiamo noi a Padova e Padova Valle, però hanno fatto le cose veramente alla grande, ecco. Bene, dai, salutiamo. Federico, ti salutiamo, poi con i nostri ospiti andremo avanti a spiegare un po' meglio la parte tecnica organizzativa della maratona.
Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e quindi grazie, ci vediamo domenica. Un saluto a Federico. E noi diamo la linea alla regia e ritorniamo. Grazie, a dopo.